La tua grande occasione, l'unica, quella di avere la parte della protagonista. Ciao a tutti, amici della Soffitta di Pippo. Oggi ci immergiamo nel mondo seducente e affascinante di Paola Senatore, una vera icona del cinema di genere italiano. Con la sua bellezza mozzafiato e il suo talento, Paola ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema. Preparatevi a un viaggio tra i suoi 5 film più iconici, quelli che hanno definito la sua carriera e hanno incantato generazioni di spettatori. Iniziamo con Salon Kitty, diretto dal maestro Tinto Brass. In questo film Paola interpreta Marika, una delle ragazze del bordello di lusso che dà il nome al film. La sua performance è intensa e carica di emotività, in un contesto storico drammatico e provocatorio. Salon Kitty non è solo erotismo, ma anche una critica alla società e alla politica dell'epoca, con Paola che brilla per la sua capacità di trasmettere vulnerabilità e forza allo stesso tempo. Passiamo all'Assassino ha riservato 9 poltrone, un film thriller in cui Paola interpreta Lynn Davenant. In questo intricato giallo, la sua performance aggiunge un tocco di mistero e fascino, contribuendo a creare un'atmosfera tesa e avvincente. In Il ginecologo della mutua, una commedia sexy all'italiana, Paola interpreta Pamela, un personaggio che aggiunge un elemento di seduzione e umorismo al film. La sua presenza scenica, la capacità di interpretare ruoli leggeri e divertenti sono evidenti in questa pellicola. Mangiati vivi, un film horror diretto da Umberto Lenzi, vede Paola nel ruolo di Diana Morris. In questo thriller intenso e carico di tensione, la sua performance contribuisce a creare un'atmosfera di suspense e terrore, dimostrando la sua versatilità come attrice. Chiudiamo la nostra top 5 con Malombra, un film erotico in cui Paola interpreta Carlotta. In questo adattamento del romanzo di Antonio Fogazzaro, Paola mostra il suo lato più sensuale e misterioso, portando profondità e intensità al suo personaggio. Ecco, amici, la nostra top 5 dei film di Paola Senatore. Ogni pellicola mostra un aspetto diverso del suo talento e della sua bellezza senza tempo. Paola Senatore non è stata solo un simbolo di sensualità, ma anche una vera artista capace di interpretazioni profonde e memorabili. Che ne pensate? Qual è il vostro film preferito di Paola Senatore? Fatecelo sapere nei commenti.